Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Siamo qui oggi con il ritorno dei pronostici di Serie B, penultimo episodio, perché questa è la 37esima giornata, mancherà solo più questa e la prossima, e poi scopriremo, grazie ai playoff e playout, la terza squadra promossa in Serie A, invece la quarta che dovrà purtroppo retrocedere in Serie C. Come sempre, 5-6 partite da pronosticare. Però prima di dividere le partite vi devo chiedere un pollicino in su al video, 30, 40, 50 mi piace qua sotto, un'iscrizione al canale totalmente gratuita ragazzi, mi raccomando iscrivetevi, questo è un canale che parla solo ed unicamente di Serie B e ne partiamo subito. Partiamo col dirvi per l'appunto quali sono le partite: Cagliari-Palermo, Frosinone-Genoa, Bari-Reggina, ci facciamo ragazzi anche un bel Brescia-Pisa che può essere una partita con insidie e anche il derby Spal-Parma. Non perdiamoci in chiacchiere. Incominciamo subito, incominciamo dalla partita più bella, ovvero Frosinone e Genoa. Perché dico più bella? Perché si affrontano le due squadre più forti in questo campionato, le due squadre che hanno dominato il campionato, una prima quota 74, l'altra seconda quota 70. Al Frosinone bastò un punto per vincere aritmeticamente questa Serie B e laurearsi campione di Serie B. Il Genoa comunque ha già raggiunto il più grande obiettivo, ovvero quella della promozione diretta. Il mio pronostico è un 1, secondo me il Frosinone vincerà in casa contro il Genoa e per me si laureerà campione di Serie B. Proseguiamo col derby Emiliano, Spal-Parma, partita decisiva, importantissima, perché la Spal è obbligata a fare 3 punti. La Spal ha un solo risultato, ossia la vittoria, perché è penultimo con 35 punti e i playout in questo momento distano i 3 punti. 3 punti sono pochi da recuperare, ma mancano anche solo più 2 partite, ed è per questo che la squadra di Oddo è chiamata a fare punti anche contro una corazzata come quella del Parma, che viene da un buon periodo e deve continuare a fare, deve continuare su questa onda, su questo buon andamento. Sono 6 risultati utili consecutivi nelle ultime 5, 3 vittorie e 2 pareggi. Una squadra che sta trovando solidità e sta trovando compattezza e darà fastidio ai playoff perché Cagliari, Parma, Südtirol e Bari sono già certe di partecipare ai playoff. Ed è per questo che secondo me sarà una partita molto chiusa, la Spal subirà sicuramente un gol. Io vi dico X2, o pareggio o vittoria del Parma. Proseguiamo con Brescia-Pisa. Perché ho scelto Brescia-Pisa? Perché si affrontano due squadre che hanno clamorosamente bisogno di punti. Il Pisa per tentare di uscire da questo periodo nero, ovvero di 4 sconfitte consecutive con un solo punto raccolto nelle ultime 5. E il Brescia perché è chiamato a fare punti salvezza, perché dopo la battuta di arresto nell'ultimo turno, dopo il 2-0 subito, è comunque rimasto 17esimo con 38 punti, a un punto solo dal Cosenza 16esimo, ma in questo momento i playout sarebbero proprio tra Cosenza e Brescia, e però comunque a 4. Scusatemi, a 3 punti dal Cittadella che ha quota 41. Il Brescia ha la possibilità anche di salvarsi senza passare dai playout, però deve vincere assolutamente contro il Pisa. E per me può farlo e infatti vi dico 1x, o pareggio o vittoria del Brescia. Mi tengo l'X, vi dico anche l'X perché il Pisa potrebbe fare punti, non so, ma voglio dare clamorosamente fiducia al Brescia che ho visto bene le ultime partite. Tolta veramente la sconfitta col Parma, che secondo me è stato un po' tutto un blackout generale, ma in casa Arrigamonti nelle ultime gare ha fatto molto bene ed è una partita comunque determinante in cui il Brescia deve fare assolutamente punti, così come anche il Pisa, ma vedo meglio il Brescia in questo momento. Proseguiamo con Cagliari-Palermo, quarta partita da pronosticare in questo episodio. Cagliari-Palermo è un match targato playoff. Il Cagliari, è già detto come prima, è già certo dell'accesso ai playoff. In questo momento è quinto a quota 54, può raggiungere ancora il Südtirol a quarto quota 57, ma comunque già aver raggiunto i playoff per il Cagliari, per come si era messa la stagione a un certo punto, è comunque un buon traguardo. Poi i playoff se la giocherà per andare in Serie A. Detto questo, affronterà comunque una squadra che in questo momento è settima, quota 48 punti, che vuole tenersi col settimo posto, che vuole partecipare ai playoff a ritorno in Serie B. E parliamo del Palermo di Eugenio Corini. Secondo me il Palermo non vince, vedremo un Cagliari vittorioso ed è per questo che vi dico 1 tra Cagliari e Palermo. Ultima partita, vi avevo detto ragazzi, Bari-Reggina è una gara importante, il Bari perché è già certo di un terzo posto, però comunque e vuole, diciamo, andare sopra quota 62 punti, magari chiudere a 68 facendo 6 punti nelle prossime due partite. Affronta una squadra in salute come la Reggina che viene da una vittoria importante, sì, anche sofferta contro il Como per 2-1. Io credo che il Bari alla fine riuscirà a portare a casa il risultato, ma sono più per dirvi X tra queste due squadre. Pollice in su al video, iscrizione al canale, noi ci becchiamo a un prossimo video. Belle ragazzi!